Grande attesa per il debutto con Carmen, che opera sarà nel segno di Rosso Desiderio e grande ambientazione a Parigi. Sì, sicuramente l'ambientazione parigina è per riportare Carmen un po' a casa. Musica francese, canzoni, molto parigina in tutti i suoi aspetti. È un'indagine sul mondo femminile e maschile, un'indagine sullo scontro fra uomo e donna e su tutti gli aspetti diversi di questa relazione, enfatizzando sia il lato drammatico che quello ironico, che è molto importante dentro Carmen. Sottolineava la Minghetti come ci sia anche una grande attenzione al ritorno della danza. Beh, in Carmen la danza è un elemento narrativo fortissimo. Carmen danza per José, l'inizio del secondo atto è una danza zingara, quindi tutto è molto legato alla danza. E quindi noi abbiamo voluto portare questa idea all'ennesima potenza. E quindi abbiamo creato molti numeri danzati, molti numeri coreografati, inclusi alcuni numeri famosissimi come la Banera, per esempio. Un rosso desiderio declinato, ecco, in Carmen, al di là, ecco, del colore in sé, come soprattutto in questa figura femminile. Ha desiderio di possesso tantissimo di José, possesso di una donna che è libera e che non può essere posseduta da nessuno come nessuna donna poi alla fine. Quindi è un uomo che ossessivamente cerca di avere quello che non può e pur di averlo è disposto a ucciderlo. E quindi, come dire, più moderno di così non potrebbe essere. Per lei l'impatto con il muro dello Sferisterio Arena Maceratese e con Macerata in generale, com'è stato? No, Macerata è una città meravigliosa, si sta da Dio, gente carinissima, persone meravigliose, è stato un ambiente di lavoro ideale, perché poi non è una città gigantesca, quindi non è dispersiva, si può lavorare in maniera concentrata e si possono avere anche delle splendide pause, devo dire, vicino al mare. Cioè delle... No, no, siamo stati veramente benissimo. Sferisterio è uno spazio da sogno, divertentissimo, enorme, muro, ci abbiamo giocato in tutti i modi possibili col muro, vedrete.